Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi voglio spiegare un po' la differenza che c'è tra attacchi e bauletti monolac e attacchi e bauletti monocale. Le differenze sono abbastanza grosse e significative. Innanzitutto le piastre, come potete vedere, questa è una piastra monolac e abbiamo una linguetta e due fessure qua. Il bauletto sotto presenta due lingue che vanno ad incastrarsi in questi due buchi e poi diciamo la serratura che si va a posizionare su questa linguetta e si va ad incastrare. Per quanto riguarda invece il monocale, questo qua è la piastra, appunto presenta questa linguetta avanti che è molto più grande rispetto a questa monolate e invece di avere due incastri ha altri due agganci dove il bauletto monocale ha altre due fessure che si vanno ad incastrare appunto qua. Quindi diciamo che come sicurezza di aggancio diciamo che l'aggancio monocale è molto più solido rispetto all'aggancio monolac e questo ci consente di avere appunto la possibilità di agganciare alla piastra monocale bauli un po' più grandi, anzi più grandi rispetto a quello che si può fare su una piastra monocale. Infatti diciamo che il più grande bauletto monolac corrisponde diciamo a uno dei più piccoli bauletti monocale. Un'altra differenza che c'è tra i due sistemi è la portata massima dei bauletti stessi, ovvero in un bauletto monocale possiamo portare fino a 3 kg di roba, non so, vestiti, quello che può essere caschi, eccetera. Invece in un sistema monocale possiamo portare anche 10 kg, quindi già la capienza è diversa. Inoltre, appunto, come ripeto, possiamo attaccare dei bauletti più grandi sulla nostra piastra monocale. Altra differenza tra i bauletti è anche il materiale, ovvero il materiale di un bauletto monocale è molto più solido rispetto a un bauletto monolac che è più plasticoso, è più fine e magari si tende a rompere prima rispetto a un bauletto monocale che è più solido, appunto più rigido e di qualità più alta. Questo appunto rende i bauletti monocale più adatti per i lunghi viaggi, mentre i monolac sono più adatti, diciamo, visto anche che sono più leggeri, li rende più adatti a uno stile diciamo più urbano, in mezzo al traffico, diciamo, per andare casa a lavoro, diciamo. Invece il monocale appunto è più adatto per i lunghi viaggi ed è appunto più solido. In via sostanziale le differenze ve le ho elencate tutte. Io spero di essere stato abbastanza chiaro in quello che ho detto. Da lì consigli su quale comprare. Io ho utilizzato fino adesso monolac anche per i lunghi viaggi e mi sono sempre trovato da Dio. Ho addirittura comprato un bauletto usato, quindi è arrivato fino in Toscana, è arrivato fino in Spagna, quindi senza problemi, non ho mai avuto davvero niente da dire. Sono passato al monocale soprattutto per avere più capienza, visto che qua non riuscivo a far stare comodamente casco e giacca, qua sono sicuro che riesco a far stare casco e giacca al 100%. Quindi niente, cosa vi consiglio? Se avete dei budget bassi partite da monolac,
anche se comunque potete trovare a prezzi concorrenziali con il monolac, anche che il monokey, questo l'ho pagato 170 euro della K, quindi con 200 euro vi portate a casa il bauletto completo, cioè completo con la piastra, quindi diciamo che i prezzi sono lì. Io quindi penso, spero di essere stato chiaro, appunto, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi auguro buona giornata e ciao ciao!